Le domande fondamentali della nostra esistenza. Chi siamo? Dove andiamo? Perché siamo qui? Hanno a che fare con la consapevolezza che abbiamo di noi stessi e del mondo che ci circonda. Raggiungere un'adeguata consapevolezza di sé, ovvero una percezione di sé che non sia esaltata da aspettative troppo alte né frustrata da altre eccessivamente povere, è compito difficile per chiunque, ma soprattutto per chi talvolta è stato sopraffatto dalle ansie e dalle difficoltà. Quando i problemi psicologici incontrano le dipendenze patologiche, creano un mix esplosivo, un mix fatto di disapprovazione sociale, di vergogne familiari e di dubbi esistenziali su chi siamo e cosa siamo capaci di fare. Essere consapevoli di se stessi significa conoscere i propri punti di forza, ma anche i punti di debolezza, dove è possibile migliorare e in quale misura. Chi sono? Cosa mi è successo? Sono felice di ciò che sono diventato? Mi guardo indietro e penso a tutto ciò che ho vissuto, a dove mi ha condotto e a chi vorrò essere d'ora in poi. Ma per rispondere a questi interrogativi devo costringermi a riconsiderare tutto quello che finora ho creduto di sapere su di me e sul mondo che mi circonda. Ciò che mi caratterizza e mi distingue dagli altri, rendendomi ogni giorno uguale a me stesso, è la mia identità. La mia canzone preferita, la famiglia da cui provengo, quella cicatrice, quel tatuaggio, sono alcuni dei piccolissimi pezzi di quel puzzle che sono io. Al CUFRAD abbiamo incontrato un ambiente ospitale e al tempo stesso professionale che ci ha consentito di entrare in contatto e guardare da vicino quelle parti di noi stessi che più ci hanno fatto soffrire e creato problemi. Le attività previste dal programma di cura ci permettono di analizzare ed elaborare la nostra esperienza di vita. Nei gruppi terapeutici gli operatori con competenza multidisciplinare ci aiutano a formulare una narrazione alternativa della nostra storia di vita, dotata di significato e valore, mentre le dinamiche di gruppo attraverso l'automutuo aiuto ci consentono di vedere che l'altro è uno stimolo e non un ostacolo, un amico in grado di sostenerci e non un avversario pronto a colpirci. I laboratori espressivi come il canto e il teatro ci permettono di liberarci dalle nostre convinzioni ben radicate, dall'idea fissa che abbiamo di noi stessi, per recitare nei panni di qualcun altro, allontanando in quell'arco temporale le modalità comunicative conosciute fino a quel momento, per aprirsi al nuovo, al non esplorato, a nuovi modi di muoversi, percepire, pensare. Le attività di gestione della quotidianità sono un banco di prova per il rientro alla vita ordinaria, per creare un nuovo equilibrio tra tempo e bisogni personali. Così sarò stimolato a non delegare più le mie responsabilità, ma prenderò coscienza della mia quota di affidabilità. Affrontare un percorso di cura è difficile e richiede coraggio e determinazione. Acquisire consapevolezza di sé, dei propri limiti e soprattutto delle proprie autentiche risorse rappresenta un passo avanti notevole verso il benessere e l'autonomia. Allontanarsi dalla città, diceva San Francesco, consente di staccarsi dalle abitudini quotidiane, anche le più malsane. Qui al CUFRAD è possibile prendersi del tempo per sé, guardare agli aspetti dolorosi del proprio passato e provare a cambiare la propria vita, nella certezza che una rinnovata conoscenza di sé consenta di lasciare alle spalle gli stili di vita deludenti del passato, per far emergere la parte più autentica e sana della propria individualità.